Successo per il Milan Junior Camp tenutosi a Ponte in Valtellina. 43 partecipanti che andavano dall'annata 2006 fino al 2013, per il primo turno dell'evento calcistico giovanile che ha avuto luogo la scorsa settimana. Il camp è una settimana di lavoro, quindi 5 giorni, per ognuno dei giorni c'è un gesto tecnico, quindi vanno dalla trasmissione, ricezione, guida della palla, al mattino allenamento più analitico, sollecitazione, il pomeriggio è un pochino più ludico con torneini, partitelle uno contro uno. Questo è il quarto anno che siamo qui e quindi ormai è un rapporto consolidato con la Pontese, ma anche con le altre società della zona, perché i bambini non sono solo della Pontese. La Pontese mette a disposizione la struttura, altri bambini di altre città locali vengono comunque a fare l'attività. I ragazzi sono stati guidati dagli istruttori dell'AC Milan, che li hanno sottoposti a cicli di allenamento. Divisi per fasce d'età, gli atleti hanno seguito le sedute che si sono svolte a partire dalle 9:30, condividendo tra loro e con i tecnici anche i momenti liberi. Nel corso della mattinata di venerdì, utilizzate tre zone del campo, dove gruppetti di 15 bambini si sono esercitati agli ordini degli allenatori, molto preparati e predisposti a insegnare le tecniche e segreti dello sport più popolare in Italia. Il sole ha fatto da cornice alla seduta di allenamento, incentrata principalmente sull'esecuzione tecnica del colpo di testa. Un valore aggiunto nello staff l'allenatrice donna, con cui i bimbi hanno mostrato di trovarsi molto bene e a loro agio. Nonostante la preparazione dei tecnici, lo scopo principale del camp è il divertimento. Il primo obiettivo è quello di divertire i bambini, quindi di crescere, per carità, imparare magari un metodo diverso che quello dei tecnici Milan, ma di certo in 5 giorni non pensiamo di cambiare nessuno, di fornire sicuramente degli strumenti, ma più che altro di farli divertire. Dato l'elevato numero di ragazzi che hanno scelto il ruolo di portiere, richiamato inoltre un allenatore per gli estremi difensori, selezionato dallo staff AC Milan e che per 2 giorni ha assistito gli atleti al camp. I sorrisi e la spensieratezza di tutti hanno rappresentato nel migliore dei modi l'atmosfera che si respirava sul campo. Il camp si è concluso con un'esibizione e la consegna dei diplomi, con i saluti finali.